In Italia la democrazia è malata. La diagnosi pare non ammetta dubbi. Il problema è la terapia. Hanno provato a suggerirla un magistrato ed una scrittrice, a confronto nella sede del Consorzio Universitario di Ragusa. In un'aula presa d'assalto e insufficiente a contenere il numeroso pubblico, Dacia Maraini ha provato a spiegare come la cultura possa curare la democrazia. La stessa cosa ha fatto Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, sul versante della giustizia. Da una parte specchio dei mali del nostro tempo, dall'altra terreno dal quale possono giungere stimoli positivi alla crisi della democrazia. Per esempio la globalizzazione, quando è nata la democrazia, non c'era e porta delle deviazioni e dei pericoli per la democrazia, per cui va affrontata e si devono creare delle nuove regole per convivere con la globalizzazione. La democrazia, se non riesce a effettuare alcuni punti essenziali che sono la giustizia sociale, la libertà, la dignità della persona, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. La nostra, più che una democrazia malata, è una democrazia bloccata, bloccata dall'esercizio dell'abuso di potere talune volte, ed è bloccata soprattutto dall'inerzia dei cittadini, che molte volte non sanno quali diritti e quali doveri devono esercitare, e questo ovviamente è un deficit di partecipazione democratica, perché c'è una disaffezione verso le istituzioni, che è diventata anche disaffezione verso la politica, e le persone non credono più che l'esercizio della politica sia il bene comune, ma pensano soprattutto che sia attività di potere e quindi concessione di potere, e quindi si interessano solo a ciò che egoisticamente li riguarda. Tema dell'incontro promosso dall'Istituto di Diritto, Economia e Scienze del Territorio, che è stato giustizia, democrazia, cultura. Che Stato vogliamo? È possibile una democrazia diversa in questo Paese? La giustizia e la cultura possono riaprire un percorso di civiltà? La cultura non può intervenire nel senso pratico perché non le spetta, però può creare una consapevolezza nel cittadino, nella persona che riflette, che pensa, che si mette in rapporto dialettico con le cose, e quindi ha una funzione importantissima. La prima forma di rapporto col mondo avviene attraverso la cultura. Poi la cultura può trasferirsi in attività pratica, cioè in politica. Quindi la cultura non deve far politica, però deve fare in modo che la politica diventi etica.